Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di ToxicGamer88. Riprendiamo su The Forest. Stavamo esplorando questa caverna. Avevamo ucciso veramente una miriade di nemici. Avevamo trovato anche oggetti abbastanza interessanti. Oggetti chiave, credo, del gioco che ci aiuteranno a comprendere meglio la lore del titolo. Però in questo video. No, non era questo il salvataggio. Scusate. Perché avevo salvato. Credo qui, giorno 41. Questo di qui. Sì, avevo esplorato buona parte di questa grotta. Infatti l'episodio lo sto splittando in più parti. Abbiamo trovato tantissime entrate, ben tre credo. Più quella del laghetto se ne vanno a quattro entrate, mamma mia. E avevamo esplorato abbastanza a fondo. Adesso invece. Se invece dove cazzo devo andare? Perché ecco qui. Dobbiamo scendere. Allora, mi raccomando, non mi fare bestemmiare e levati sto abito appena possibile. Infatti, se vedete nella mappa, se sto coglione mette la mappa, tutta quella parte l'abbiamo esplorata. Ci sono le uscite, uno, due uscite le abbiamo trovate, più una terza, più una quarta. Ok, adesso siamo qui. Naturalmente è tutto molto rassicurante. Sento rumori strani. Ok, qui ci eravamo passati perché avevo buttato giù queste pareti con l'esplosivo. Per chi non lo sapesse, io sto utilizzando la gradazione di colore M131 per farvi vedere qualcosa in più. Però vedete qui è talmente buio, non ci sono fonti di luce, guardate. Non ci sono fonti di luce, quindi è inutile aumentare la luminosità. Che la luminosità funziona nei punti di luce. E quindi, sti cazzi, il gioco ti dice pigliatelo in culo, cioè ti ho messo l'aumento luminosità per fotterti. Ok, qui sì, da dove cazzo stiamo andando? Un altro buco, però non credo sia un'altra uscita, altrimenti abbiamo finito. Ok, c'è un caricamento. Possiamo anche salvare. Fermi, vedo qualcosa di brutto qui. Vedo, non so nemmeno se ci sono già stato qui. Attenzione, attenzione, vediamo se ci siamo stati. Non mi dire che è chiuso pure questo, dai, non mi dire che è chiuso. Sì, qui ci siamo stati, porca puttana. Ci dovrebbe essere un falottino qui nostro. Attenzione, attenzione. Vediamo se ci siamo stati, ci dovrebbe essere la carcassa di qualche mostro. No, c'è un salvagente. Cioè, ragazzi, ma che mi stanno perculando qui? Ah, sono indeciso se salvare qui o salvare più avanti. Allora, giriamo tutto. Qui ci sono esplosivi. Grazie, gioco. Corde, funi, funi. Scusa, prendi la fune. Prendi le due funi, grazie. Questo di qui dovrebbero essere i bengala. Vediamo se ho letto bene. Yes. Naturalmente lui. Infatti, il bengala. Allora, ragazzi, dobbiamo salire. Guardate qui che scalata che si deve fare il nostro personaggio asmatico. Mamma mia. Ah, questo è avariato. Lascia. Avariato. Ah. Mangiati lo spuntino. Ti fa bene. E si sale, vediamo se la riusciamo a terminare entro questo episodio. Cioè, tre episodi per questa caverna sono più che sufficienti. Nel senso, 30 e 30 minuti, già un'oretta. Bene o male si potrebbero fare tutta una tirata. Però, meglio dividerlo in tre parti il video, così lo riesco a caricare meglio. Ok, qui c'è qualcuno, ma mi sa che io qui ci sono già venuto. Però non ho trovato un cazzo. Cioè, ragazzi, non ho trovato una minchia. Fermi. Fermi. Ci siamo venuti qui. Ma quando mai? Qui ci inculeranno a sangue. Sta zona è troppo ampia. Non mi preoccupa. Allora io per sicurezza la casettina la metto qui. Questi cazzi, dove rifugi?
Mettila qui la casettina, vaffanculo. Faccio un altro salvataggio, ma scusate, non è che devo crepare ogni 3x2. Salvo qui e buonanotte. Se crepiamo, sto cazzo, cioè non succede nulla. Così, se vediamo che ci sono nemici. Ok, qui nemici. Vabbè, ma qui c'eravamo venuti. E infatti, mi pareva conoscente il posto. E qua c'era il salvataggio, vabbè, non cambia nulla. Dimmi che ci sono spuntini, no, Bengala, vabbè. Qui c'è anche sta zona d'acqua. Vediamo se ci sono altri posti da esplorare qui. Ma anche vada ci tuffiamo ed esploriamo, ragazzi, per questo non possiamo fare. Cioè, non so che cazzo fare, cioè, abbiamo esplorato tutto. Proviamo. Peccato che ho sprecato quegli stick. Allora, qui non capisco se quella è una zona aperta. Tuffati che è morbido. Non si vede un cazzo. Aspettate, aspettate. Proviamo una furbata. Noi abbiamo il Bengala. In teoria dovrebbe vedersi soltanto. Lo so, è bagnato, è freddo, è tutto, è il ciclo. Ferma, ferma. Ti fermi che questo ci muore qui. Non vedo nulla. Proviamo. È un tentativo da fare. È cambiato qualcosa? Manco per il cazzo. Cioè io vorrei capire adesso che cazzo devo fare. Perché da qui si arriva all'uscita. Proviamo a salire. Che fare, forse l'abbiamo già esplorato tutto la caverna, non ha senso. Cioè l'unico posto che ci manca, sapete qual è? È l'entrata nel laghetto, ma il problema è che questo mi muore lì, mi muore troppo. Io credo di aver esplorato tutto abbastanza bene. Cioè, ho trovato anche degli oggetti unici. Che cazzo mi manca adesso da trovare? Dai, 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 cazzo, velocizza. Sì, questa è la caverna degli avvocati, se non mi ricordo male. Almeno credo. Boh, non ci sto capendo un cazzo, guarda. Con il suo completo termico perché sente freddo. Stando. E dove devo andare qui? Al massimo ricarico da prima. E infatti qui c'è l'uscita. No, no, non ci serve l'uscita in questo momento. Non lo so, ragazzi, non so che fare. Se non mi capito da dove ero prima per vedere se ho dimenticato qualche posto. Dentro la caverna non ci dice se ci sono passaggi segreti. Nel senso, passaggi subacquei. Non si entra da qui. Dove cazzo vado a finire? Proviamo. Io mi tuffo qui. Vedo. E siamo morti. Così carichiamo. Non ha senso vedere come muore il personaggio. Che palle. E 40 questa. Non lo so, non so che fare.
Gli esplosivi e le molotov sono molto efficaci contro la maggior parte dei nemici. Vabbè, anche il fuoco non è che faccia tanto schifo. Freccia incendiaria e cose varie. Cioè, non capisco che cazzo fare adesso. Cioè, da qui io dove posso andare? Posso rischiare, posso usare. Il problema è che non vedo un cazzo. E questa è la seccatura. Cioè, è proprio buio. Vedete, non vedo. Però va avanti. Sì, si è bagnato, è freddo tutto questo. Non si muove. No, da qui non c'è niente. Mamma mia, l'asma. Non lo so. Aspetta, ti metto il completino, che sento freddo. Proviamo a fare una pazzia. Perché lui qui mi dice che c'è qualche cosa. Giusto, proviamo a utilizzare un pochettino la testa. Però, se io ti dico prendi la bussola e tu non la prendi, significa che sei un coglione. Allora, il nord è lì. Ok. Noi dobbiamo andare a destra, che è lì. Quindi automaticamente da qui in poi. No, qui non credo ci sia qualcosa di sottomarino. Almeno credo. Però c'è qualcosa di strano. Perché qui se ci potesse andare. Questa grotta non la capisco. Quei due passaggi sì, li capisco. Scendiamo. Passiamoci un po' del tempo. Facciamo. Nemici non ce ne sono, quindi problemi non c'è. Perché pochi nemici che c'erano li abbiamo già uccisi. Però qui non mi dà nessuna indicazione su dove andare. Non è che qui c'è qualche. Scusate. Visto che nemici non ce n'è, faccio questo, equipaggio e accendo. Esploreremo meglio questa zona. Non è che ho dimenticato qualche cosa. Poi tutti questi salvagenti qui, chi cazzo ce l'ha messo? Cioè non si vede un cazzo, ragazzi. Questo è cazzo, un bambino, non è che questo è Timmy. No, ma non credo, c'è troppo scheletrico. Cioè se lo sono spolpato. Piccolo Timmy di merda. Adesso pensavo si potesse distruggere. Boh, non so dove andare. Le note però non mi dice che questa caverna è stata esplorata completamente, quindi c'è qualcosa che ho missato. Si è pitturato? Si è dato una mano di vernice? Che cazzo di problemi ha sto personaggio? Ritorniamo indietro. Quella era un'altra entrata. Ci ho trovato solo entrate. Dove cazzo devo andare? Bravo, accendi la luce, grazie. Che non vedo un cazzo. Poi per esempio cosa non mi piace. Se io adesso premo M si spegne la torcia, la devo riaccendere. Che palle. Cioè io arrivo qui, uso gli esplosivi per non trovare un cazzo. Io credo di averla esplorata bene la caverna. Cioè non so il motivo. Ecco, attenzione qui che c'è il bambino malefico. Allora, mettiamoci l'ascia. Vabbè, se non l'apro sta porta, sto bambino di merda non esce. Qui dovrebbe essere entrato con degli oggetti, infatti. Perché c'è il mio falò. Allora, riprendiamo.
Visto che per ora mi trovo in una situazione in cui non so che cazzo fare, la finiremo dopo. Per ora può darsi che ci sia un'altra entrata nel centro del laghetto, però tutte ste entrate, boh, non lo so. Mi sto perdendo. Cioè, io veramente non so che fare. Arrivati a questo punto non so che fare. Possiamo andare nell'altro. Dov'è? Andiamo nell'altra entrata, quella nel laghetto. Può darsi pure che così ce la finisce di sbloccare sta situazione. Se raccattiamo un po' di cibo e ci infiliamo in quel buco a mare. Ragazzi, dobbiamo esplorare. Qui c'è poco da fare, poco da edificare, da pontificare, però molto da esplorare. Anche perché abbiamo pochissimo cibo. Dai, dai. Per ora lo lascio così il colore. Tanto fra poco ci dobbiamo andare a imboscare. Eccoci qua, perfetto. Siamo proprio di fronte a casa nostra. Ok. Non è cambiato un cazzo. Oh, l'iguana, vieni qui. Dove stai andando? Fanculo. Leva sto accendio. Ci serve un po' di carne. Ciao coniglietto. Visto, sei stato bravo. Sarà utile per la prossima esplorazione. Guarda la iguana come scappa e come sguscia. Quindi ci ripristiniamo un po' d'acqua, poi ci infiliamo in questa caverna e vediamo. Perché sicuramente sarà un'altra entrata. Sicuro. Sicuro. Allora, il cibo lo abbiamo. Manco per il cazzo. Vabbè, il cibo me lo porto perché tanto ci servirà. L'acqua, quella è importantissima. Almeno l'acqua. L'acqua la voglio portare. Vabbè, dai, dai. Accendi. Oh, pesante, ragazzi. Sta diventando un po' pesante questa situazione. Vediamo. Oh, ciao, uccellino. Vabbè, cioè se non sei prendo. Ok. Mi dispiace uccellino, ma ti ho dovuto uccidere. C'è qualche cosa qui. Qualche lucertolina, eccola qui. Presa. Ok. Vabbè, il cibo lo abbiamo. Abbiamo anche altri due pezzi di armatura. Però quella che interessa a me armatura è quella. Intanto non lo utilizzeremo mai tutti questi pezzi di carne. Però vabbè, male non ci possono fare. Ora, beviamo. Perfetto. L'acqua è vuota, grande cazzo. Ripristinata? Yes. Che si mangi lo spuntino? Ti vuoi mangiare? Mangiati lo spuntino. Mangiati due spuntini. Salviamo e ci tocchiamo di nuovo in questa caverna, perché qui dobbiamo fare un po' di tentativi per trovarci la giusta entrata. Io lascio il colore sempre a M131 come gradazione di colore. Però siamo messi bene, ragazzi, è inutile che ci prendiamo per il culo, siamo messi veramente bene. Eccola qui, dov'è l'entrata? È qui. Prendi fiato. Vuota. Vediamo se questa gradazione di colore ci aiuta. Cioè, in teoria qui non ci dovrebbero essere nemici. Aspetta, aspetta. Ok, forse abbiamo trovato. Dobbiamo fare alcuni tentativi. Ma che dite? Che il blu scuro ci porterà fortuna? Dai, 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 cazzo. Facci vedere chi cazzo sei. Vabbè, inutile che mi fai tutto l'asma. Mamma mia, che brutto. Ricopriti di fango per nasconderti dai nemici. Ma noi non ci nascondiamo da un cazzo. Forse non ci siamo capiti.
Allora, ho fatto vari tentativi e da lì, ragazzi, non si può entrare. Cioè, arrivo sempre troppo al limite. Potrei provare ad aumentare la... Come si chiama? L'atletica del personaggio, però non lo so se aumenta la capacità di respirare, cioè facendolo nuotare e cose varie. Proviamo a fare qualcos'altro, perché altrimenti ci entriamo in un blocco qui. Allora. Una delle entrate dovrebbe trovarsi sotto. Però, cazzo, metti la bussola per Dio. A sud. Sud, qui. Vedete che c'è quella caverna? Non vorrei che da qui ci arrivo pure. Fermi, fermi, proviamo. Ok. Vediamo. Quella è un'entrata sicuramente. C'è la caverna lì. Infatti c'è la tenda, tutta cosa, vabbè, sto se non ci servono. Sto procedendo veloce. Almeno cambiamo zona, cioè c'era quella caverna lì, quelle due vicino il laghetto, sicuramente... Oh, vabbè, prendiamo. Questa caverna qui sotto non credo di averla mai esplorata. Ciao, come ti chiami, Lucertola? Vediamo. Tipo, figlio mio, respira, porca troia puttana. Cioè, mi fai cadere il latte alle ginocchia. Che dovrebbe essere qui, infatti. Dovrebbe essere questa l'entrata. Boh, proviamo. Mettiamo un lighter, accendino, grazie. Ok. Sentito rumori strani. No, 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 no. Fermi. Furtivo. Accendi un fuoco. Accendi tipo subito un fuoco. Vedete, ma perché accendi un fuoco? Qui io mi ricordo che c'ero venuto. Mi avete incappettato una volta, non mi incappetterete di nuovo. Vieni qua, figlio di puttana. Amorici. Scusami. La prima volta mi puoi inculare, la seconda no. Scusami. Già mi avete rotto palesemente i coglioni. E allora sapete che vi dico? Qua ci mettiamo un salvataggio. Possiamo farlo? No, ci mancano gli stick. Vaffanculo, pezzo di merda. Che dite, non lo troviamo qua qualche stick? Dammi intanto le frecce, coglione. Ho paura che ci siano nemici. Qui che cazzo c'è? Accendiamo la torcia. Attenti, non vedete un cazzo manco voi. E luce fu. Andiamo in una nuova zona. Questo è morto a pecora. No, peccato che ci mancano gli stick. Vabbè. Alcol. Grazie. Eccoli qui gli stick. Denaro e soldi. Cosa c'è? Esplosivo da qualche parte? Però intanto la nostra priorità sono gli stick. Un altro pezzo del giocattolo di Timmy, nostro figlio. Apri. Stoffa. Così. La pallina ficcatela in culo. Vedete com'è il sistema di mira? È alla cazzo di cane. Vabbè, vaffanculo.
Non è che... Altri stick, grande, grande. Forse ce la facciamo a creare qui il salvataggio. A creare la nostra casetta. Grande. Salviamo qui. Ragazzi, io ci ho provato ad entrare in quella caverna. Alla fine mi sono detto, quelle due le avevamo già viste. Non mi ha dato il segnalino. Altri soldi, va bene. Adesso sono molto più tranquillo. Vediamo qui cosa c'è. Cos'è sto salto? Ma sono solo le gambe. Oh, buongiorno signore. Belle gambe. Che cazzo è sta cosa? Un buco nero con tutte le cose. C'abbiamo... E le croci. Salti. Vada retro, Satana. Scusa, prendi l'accetta. Tanto due cose insieme non le puoi fare. Oh sì, entra qua con cattiveria. Ma che cos'è? Il cappellino. Oh, c'è qualcuno. C'è qualcuno. Subito. Ce l'abbiamo due stick. No. Non abbiamo gli stick, ragazzi. Male, male, male. Brutta. Vabbè. Fermi. Fermi. Cristo Dio, mettiti l'armatura, porco il clero. Mettiti tutto quello che hai. Sparati qualche cosa. E non vedo niente. Perché mi spegni la torcia, coglione? Dai. Non vedo, porca puttana. Metti la torcia, santi Dio. Muorici, coglione, cazzo. Ce n'è più di sti bastardi. Abbiamo sprecato troppe cose. Cazzo sono, tutta sta stoffa che minchia, un sedile distrutto. Cioè, vedete com'è l'accendino che funziona 3 volte sì e 10 volte no, dai, si è presa per il culo. Eccoli dove erano gli stick, ma vaffanculo, pezzo di merda. Cioè, mi ha fatto sprecare munizioni. Qui che cazzo c'è? No, vabbè, ne è valsa la pena, scusate. Cazzo, dimmi che è una torcia quella che ho visto. Dimmi che è una fottuta torcia. Cazzo, c'è un bordello qua dentro. A me è un cazzo. Ho preso. Eccola qui. Torcia di plastica. Scusa, se la combino. Con le batterie. Posso combinarla con motosega. Oh, finalmente abbiamo pure la torcia. Oh mio Dio, che schifo. Grande cazzo. Grande cazzo. Vabbè, gli abiti, sti cazzi. Vaffanculo, abbiamo la torcia, porca troia. Oh, almeno abbiamo un minimo di luce. Porca puttana di Eva Lurida. Dai, infilati qua. Sei ricoperto di sangue. Sì, per evitare di infettarti. Va bene, abbiamo capito. Quindi scendiamo verso le viscere dell'inferno. No, si usa sta torcia. E perché mi dice che c'è? Cazzo è sto coso? Autorespiratore abbiamo preso. Grande cazzo. Mamma mia. Però siccome non so da quanto sto registrando, a sto punto ci salutiamo qui. Ho preso il respiratore. Porca puttana. Guardalo. E con la torcia. Aspetta, dimmi che la torcia ci la può usare soltanto. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Abbiamo trovato qualcosa di epico. Però ci manca da esplorare un'altra parte. Cava sottomarino.
Leva il respiratore, coglione. Ok. Qui ci ritorneremo dopo. Oh! Cosa abbiamo trovato? Un crocefisso. Grande cazzo. Mamma mia. Dopo i bestemmioni che stavo per tirare, ci sta tutto. Allora. Adesso abbiamo pure il respiratore. Porca troia. Questa caverna la dobbiamo... abbiamo trovato il respiratore e pure la torcia. Però la devo spegnere, perché altrimenti si consumano le batterie. Io non ho un posto dove trovare batterie facilmente. Quindi per ora la torcia... dov'è? Infatti, come si faccia a spegnerla? Ah, L. Però mi serve... preferisco per ora l'accendino. Ok. Voglio risparmiare le batterie. Non ci eccitiamo troppo, che già ci siamo tutti bagnati. Andiamo così. Sali, sali. Ok, abbiamo preso pure il respiratore. Ritorniamo. Cioè, però figlio di puttana, tu mi metti la torcia che figa con le batterie. Io qui accendo un fuoco. Brucio pure i soldi. E vabbè, c'è stato il momento di panico. Perché ragazzi, vedete quanto è stupido il gioco. Cioè, tu mi spegni l'accendino nel momento in cui mi attacca. No, sei proprio figlio di puttana. Ok, voglio salvare qui. Vabbè, qui credo ci siano vestiti. Infatti, stoppa. Stoppa. Fatemi indovinare, stoppa. Sì. Ok, salvo qui. Perché a me l'abbiamo fatto tanto in questo episodio. Non so nemmeno da quanto sto registrando. Vedete, qui non ci sono andato. Faccio una cosa veloce, non voglio dilungare troppo l'episodio. Dai, dai. Dove cazzo stiamo andando? Oh! L'uscita, grande cazzo, grande cazzo, grande cazzo. Importante, bene bene. Ci sono degli stick, così ci facciamo ancora di rifugio. Ah, sente freddo, sente freddo. Fermi che sente freddo. E già si è cagato tutto addosso. Ce la fai a costruire col rifugio? Ce l'abbiamo? 14 stick, ce la fai? No, non ce la fai. Affanculo, pezzo di merda. Cioè, manco mi dai soddisfazione alla fine di un'esplorazione, coglione. Che lo fotterei a bastonata, sto pezzo di merda. Guarda, questo sono tutti grandi. Prendi, guarda. Prendi sti stick, dai, due ne mancano. Dai, renditi utile. Eccolo. Salviamo qui. Quindi abbiamo trovato la caverna sommersa, grande cazzo. Quindi ragazzi, termino qui questo episodio. Mi raccomando, lasciate like, commentate e condividete. Noi ci vediamo col prossimo episodio di The Forest. Alla prossima.